sono le 10 di sera, siamo qui fuori dal terminal dei pullman di Cusco. Preferisco aspettare qua di fuori perché c'è veramente troppa gente dentro e non è, diciamo, pulitissimo l'ambiente, quindi preferisco aspettare fino a 10 minuti prima della partenza qua di fuori. 7 ore di viaggio e dovrei arrivare a Puno. E ci sentiamo magari durante il viaggio. Facciamo passare il tempo in attesa del pullman. Ed ecco il mio pullman, il mio autobus, e io dovrei avere il primo sedile lì in alto, con vista sulla notte, però è il più riservato, diciamo. Stiamo aspettando che ci aprano il bagagliaio e poi a bordo. Spero non faccia troppo freddo, ma mi sono comunque coperto bene. E via, pronti. E siamo quasi arrivati. Sono le 5 di mattina, 10 alle 5, e entro una mezz'oretta, 40 minuti dovremmo esserci. E dopo una notte abbastanza travagliata, abbiamo perso una gomma, sono arrivato a Puno. Ora ho davanti a me il lago Titicaca e il sole negli occhi. Adesso proverò a girare la videocamera e mostrarvi qualcosa. Ecco il letrero di Puno, ma ce n'è uno anche più avanti. Ai, non avete idea come scalda. Sono solo le 6, neanche le 6 di mattina, ma il sole lo si sente volentieri in faccia. Poi, essendo a adesso qualcosa più di 4000 metri, intorno ai 4000 metri, lo si sente veramente. Ai. Sono al lago Titicaca, altra meta sognata per parecchio. Adesso me ne resterò un'oretta qua a guardare il lago. Alle 7 vado al mercato a fare colazione e verso le 8 posso lasciare lo zaino dove rimarrò ospite un paio di giorni, fino alle 2 non posso entrare, magari qualche momento prima, e quindi questa mattina non farò praticamente nulla, né di escursioni né niente, perché 8 ore di pullman è abbastanza stancante. Ma adesso mi godo il lago. Miei carissimi amici, siamo arrivati. Il lago navigabile più alto del mondo. Ho verificato adesso l'altimetro, 3800. Fa abbastanza freddino, adesso ci saranno, penso, 3 o 4 gradi.
Però sta salendo il sole. E qui stiamo facendo un giretto al mercato alla caccia di un posto dove poter bere qualcosa di caldo e mangiare o un empanadas o qualcosa che comunque mi riempia lo stomaco. E non avete idea della quantità e qualità di verdure e di patate. Ci sono qualcosa come 1700 tipologie di patate diverse. È il posto migliore dove trovarli al mercato. Sono le 7 di mattina e vediamo se troviamo un posto che faccia un bel tè caldo, un caffè, un infuso di coca. Ma qua la parte delle patate, guardate la quantità. Ma e non poteva mancare un fiorista. Ed oltre ad avere la parte al coperto, c'è quella all'aperto che si sviluppa probabilmente su una vecchia ferrovia, ma i colori sono incredibili. Appena visto un banchetto che aveva delle fragole che erano quasi viola. Io seguo la ricerca di un posto dove sedermi e bere qualcosa di caldo, speriamo di trovarlo. Formaggi. Ed ecco arrivata la colazione, due uova con prosciutto, due ciabattine, caffettone, succo d'ananas e burro e marmellata. Buon appetito ragazzi! Thank you.
Oi, oi. A questa clip dovrei mettere il titolo. Chi me lo fa fare? Questa scalinata, che è la prima di due, questa dovrebbe essere 270 scalini, la seconda 300 e rotti, che mi porteranno in cima al Mirador El Condor. E se la scalinata di 200 scalini mi era sembrata semplice a San Cristóbal de las Casas in Messico a 2200 metri, qui siamo a 4000 metri e ci aspettano un totale di 626 scalini. Dai, uno scalino alla volta, uno scalino alla volta. A dopo. Ce l'ho fatta, 626 scalini, bel panorama è questo. Benvenuti al lago Titicaca.